ministro di Grazia e Giustizia, onorevole Grassi, ha accettato di rispondere ad alcune nostre domande sugli istituti di prevenzione e di pena. Quanti stabilimenti carcerari abbiamo in Italia? 279. E qual è il numero dei detenuti? Il numero dei detenuti si aggira sui 70.000 per gli adulti e circa 8.000 per i minorenni. Quali sono i miglioramenti apportati al vitto? Oggi somministriamo 500 grammi di pane, una miscela di caffè e due minestre al giorno. Un trattamento migliore per i giorni festivi e trattamenti speciali per i malati, per i minorati, per i tubercolosici e per i minori. Nel campo dei trattamenti spirituali e morali abbiamo aggiunto alle biblioteche, alle conferenze, anche alla radio. Programmi per l'avvenire, onorevole? Dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione, per il quale il trattamento deve essere ispirato a sensi di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. Opera vastissima per la quale è indispensabile avere mezzi finanziari adeguati. In questo momento noi con i mezzi esistenti facciamo tutto il possibile per ampliare ed aumentare gli impianti industriali ed agricoli per il lavoro dei detenuti.